Oh, raga, stiamo cercando una stanza con ragazzi con cazzo di 5 centimetri. Cos'hai da dire per il content, Fra? No, Fra, mi sono fatto malissimo. Cos'hai da dire per il content? Ragazzi, abbiamo appena nascosto l'ostiglia dentro l'armadio. Cap è venuto a casa mia perché il giorno dopo saremmo dovuti partire per andare a San Teodoro in Sardegna. E la prima cosa che ho fatto quando è arrivato è stata quella di andare in camera di mia sorella e far finta di dormire nel suo letto. Fra, mi nasconde sotto il letto. Non si può, Fra. Come fai ad entrarci, Fra? Va bene che sei basso, però. No, serio, addormentati, serio. Stai così. E metto il video che sta registrando. E questa è stata la reazione di mia sorella quando è entrata. Grazie, cuore. Mettetemi nel letto, dai, sincero, nel letto. La miniatura. No, adesso faccio mio cap, dorme nel letto con mia sorella. Tra quanti visual fai? Ho trovato il titolo del video. Dopo aver fatto uno scherzo sono andato in camera mia perché dovevamo per forza dormire. Avevamo troppo sonno, ma prima di dormire serviva a sentire una canzone, Doc. Un secondo in camera. Però effettivamente hai i gusti musicali un po' strani, eh. Yeah. Poi abbiamo fatto serata. La camera era un casino. Avevamo dormito pochissimo e dovevamo dirigerci verso l'aeroporto. Ovviamente iniziano subito i primi problemi. Eravamo in ritardo tantissimo e rischiavamo di perdere il treno. Corriamo, facciamo tutto di corsa. Arriviamo lì. Sto credendo. No, e nonostante questo, comunque c'era un altro problema. Ci sto credendo, soppresso. Tu io non ti Dopo aver visto che il treno era soppresso, abbiamo richiamato mio padre che ci ha portato in un'altra stazione per andare a Bergamo a prendere l'aereo. Cos'è che arriva a Centrale da Saronno? No, cos'è che arriva a Saronno? Sarà soppresso il treno alla Scaldina. Guarda le partenze da Saronno. Arriviamo a Milano Centrale, prendiamo il pullman verso Bergamo, ma un altro problema. Stranamente, noi dovevamo fare il check-in, ma raga, non riuscivo a fare il check-in e quindi non potevamo prendere l'aereo. Parlare con l'assistenza EasyJet, non riusciamo a fare il check-in, abbiamo l'aereo tra un'ora e venti e non riusciamo a fare il check-in online, clamoroso. Cappi, tutto questo è stato di grande aiuto, infatti ha dormito per tutto il viaggio. Andiamo allo sportello e troviamo un altro ragazzo che aveva il nostro stesso identico problema. Sarà che era il problema della compagnia aerea, a quanto pare. Abbiamo fatto il biglietto, c'è solo un problema. Il nome sul biglietto di Alex è sbagliato. Alexandre. manca una cosa. Ad Alex hanno messo il nome sbagliato, cioè hanno sbagliato a scrivergli il suo nome. Lui si chiamava Ale invece che Alex e anche il cognome era sbagliato, c'era tutto sbagliato. Poi prendo una bottiglietta d'acqua e spendo la modica cifra di 2,70 euro per un'acqua economico. Il video appena iniziato, siamo già al 72esimo problema. Alex aveva perso il biglietto dell'aereo che aveva appena fatto con anche il nome sbagliato, cioè veramente una cosa clamorosa. Incredibile, Alex ha perso il biglietto. Prima di continuare però, come tutti i video, chiamo un fan che mi ha seguito su Instagram, Zerbian Official, che mi ha seguito qua su YouTube. Se volete ricevere il mio numero andate su Instagram, scrivetemi nel DM la parola numero, vi risponderò in 3 secondi, scommettiamo? Uee, come stai? Bene. Sto registrando, tutto bene? Vuoi dire qualcosa al video? Quello che vuoi? Sì, ciao a tutti. Grande, come ti chiami? Marika. Grande Marika, ci becchiamo. Ciao Marika. Guarda nelle tasche di fianco. Non c'è, no. C'è, Fra. Il tuo biglietto, quello? No, è suo. Oh, trovato ragazzi, dai, trovato. Per fortuna alla fine l'aveva lasciato nell'altro bar. Il volo decolla tra 25 minuti. Stiamo mangiando un panino. Dopo 72 miliardi di imprevisti, stiamo salendo finalmente sull'aereo. L'aereo che ci porterà finalmente a chiavare, non come a Tenerife. Oppure potrebbe essere questo l'ultimo video. Potrebbe essere l'ultimo video di Zerbi, quindi guardatelo fino alla fine. Ti dico solo una cosa, Fra. Adesso arriviamo lì, c'è un tassista che ti sta aspettando. Arriviamo, Fra, c'è un tassista che ti sta aspettando. Raga, siamo sull'aereo e abbiamo trovato un'offerta imperdibile. Panino e bibita, 26 euro. Sincero, conviene. Conviene, conviene. Spacca, raga. Allora, ho appena preso una pizza margherita. Aperitivi. Quando qualcuno fa effettivamente 50 milioni di views al mese. Esatto. Dropshipping. Problema successivo. Eravamo lì da 20 minuti dopo essere scesi dall'aereo e a Cap non arrivava la valigia. Ce l'aveva tutte lui, incredibile. 10 minuti fermi così con la paura che non gli arrivasse la valigia. Il prossimo problema. Arrivano tutti i bagagli, ma ne manca uno. Quello di Samu. Ma per fortuna. Scherzavo ragazzi, eccola qua, è arrivato. Fra, l'apri, è vuota.
E ora manca da beccare Kasu e Nail. Kasu esatto. Arriva alle 10:30, Nail lo andiamo a beccare. Nail adesso. Arrivi, raga. Nail, vi dico soltanto, ragazzi, che ci sta aspettando fuori con un mega tutorial su come aumentare la batteria dell'iPhone. Finalmente becchiamo Nail. Ci credo! No! Se la batteria del tuo iPhone si scarica velocemente, fai questi 4 trick. Ragazzi, guardate il flex. Guardate il flex. Guardate il flex. Aspetta. Ma che cazzo sei, Tony F? A quel punto mancava soltanto un'altra persona, che era Kasu, che avremmo dovuto beccare un'ora dopo, perché il suo aereo arrivava un'ora dopo. Ci sono due cose che non sai. Allora, la prima è... Aspetta, io ne so solo una, non due. Allora, quando ho preso la casa dal proprietario, gli ho detto solo per 4% perché avevo paura che non... Quindi stasera per entrare tu devi stare a 100 metri quando noi facciamo esatto. Il check-in e poi infilarti. Non sto scherzando. Questo è un piccolo... Perché la casa è per 4. Questo è un piccolo... E poi... Ma se ti becca fra sei arrestato. Il secondo problema... Qual è il secondo? Che non lo so. Il secondo problema è che... E dorme con lui. No, raga, no, non lo sapevo. Smettila, zio, fra. Noi glielo abbiamo detto. C'è anche lui? Il problema è che noi eravamo ad Olbia e dovevamo andare a San Teodoro, che era abbastanza lontano, a mezz'oretta di macchina. Vacanza di problemi, cosa sta succedendo? È l'ultimo pullman. C'era soltanto l'ultimissimo pullman. E non possiamo andare a San Teodoro dove dobbiamo andare. Però non potevamo lasciare Kasu lì da solo, quindi era l'ultimo pullman e non sapevamo come tornare. Questo era il discorso in pratica. Alla fine Neil e Alex sono andati a San Teodoro, mentre noi siamo rimasti lì ad aspettare Kasu, sperando poi di trovare un modo per appunto andare nella nostra città, quindi a San Teodoro. Rimasti solo noi e dobbiamo cercare un posto in cui andare a mangiare. La vedo dura, ragazzi. La vedo dura molto dura, perché è tutto chiuso, è mezzanotte. E mentre aspettavamo Kasu in aeroporto che uscisse, becchiamo lui. Molti di voi sicuramente lo conosceranno, è famosissimo. Ma che cazzo ho appena visto? No, è albano. Ma raga, ma che cazzo? Ma è palesemente lui. Ma è lui? Ma che cazzo? In aereo con Kasu? No, fra, è albano. Raga, sarà che sta palesemente lui. Sapeva che c'ero io, mi sa. Fortunatamente troviamo un altro pullman per tornare dopo 200.000 problemi, ma rischiamo di perdere anche quello perché Kasu non arrivava in tempo e il pullman stava per partire. E si perde anche il pullman. Porca. Osimo! Ma finalmente becchiamo Kasu e prendiamo il pullman, l'ultimissimo, a mezzanotte e mezza. E dopo 200 miliardi di problemi arriviamo a San Teodoro e questa è la nostra casa. Dai, dai. Cioè, ma la vedete così, raga? Non la vedrete più così. Pensavo peggio, però. Andiamo su. Addirittura due piani, fra. No, raga, bagno tutti. Tutti. Allora, c'è solo un bagno. Ma perché c'è un fiocchetto? Ah no, ma qui che c'è, raga? Qui nessuno? Mamma mia, raga, ma qui prendo la febbre. Ecco, guardatela bene perché tra poco non la rivedrete, ma proprio mai più in queste condizioni così bella. Ma proprio mai. Cioè, voi non avete idea di quello che è successo. Erano le due, avevamo visto la casa, ci eravamo preparati, eravamo pronti per andare a far serata. Prossimo problema. Arriviamo in discoteca, Neil è minorenne, non può entrare. Quindi dopo vari tentativi, alla fine non ce l'abbiamo fatta. No, raga, balzate. Cos'è successo? No, è content. Che cazzo è successo? No. Ancora te, ti ho detto non puoi entrare, vai via. Niente, ancora te, ti ho detto non puoi entrare. Cioè, neanche gli hai chiesto qui. Ma te l'ha chiesto? No, l'ha visto lui subito. Mi ha detto, vai a divertirti, ragazzo, per fuori. Vabbè, dai, easy. Niente, ragazzi, ci proveremo la prossima sera. Cambiamo discoteca, entriamo. Vespe truccate, anni 60. Dammi una Vespe, ti porto in vacanza. Con le ali sotto. Siamo tornati, ma non sapevamo cosa ci aspettava nei giorni successivi. Anna il Cristo Signore. Yo, man, lo sa. Posso dormire che... Ah no, non tutti, perché qualcuno non ha il posto e dorme sul divano. No. Fai vedere il letto di capo e caso. Però devo dire una cosa, effettivamente hai veramente un bel fisico. Fra, sincero, adesso mi fai da istruttore di palestra. No, no, sincero, sei veramente un bel ragazzo. No, fra, sincero, fra, se si rompeva il vestito. Sono un coglione. Fra, era la cosa più cosa che potesse capitare. Sono un coglione. Stavamo cercando delle ragazze. Mattina successiva, questo era il problema. La sera prima non avevamo trovato neanche una ragazza. Come al solito, oserei dire. Ditemi da cosa, avete capito nel video che non ci sono delle ragazze. La debutante di casa. Guarda qua, guarda qua, ma zio, ma guarda, il pelo sul cuscino, ho il pelo sul cuscino. I peli sul cuscino. Ho il pelo sul cuscino. Stavamo per andare a dormire, ma inizia la battaglia di scherzi. Chi è il c***o più corto di 5 cm qui? Aspetta.
Mm-hmm. Oh. Oh raga. Raga, stiamo cercando una stanza con ragazzi con cazzo di 5 centimetri. È la vostra? È qua? No! Figlio di... Raga, ma che cazzo? No. Ci sono le formiche sul letto. Ci sono le formiche. Dopo tutti gli scherzi, finalmente volevamo andare a dormire, ma Neil ha messo così a caso una cassa nascosta per la casa che metteva delle cose strane. Chi è Fra? E Ciccio. Cioè, raga, noi stiamo cercando di dormire, c'è qualcuno che ha la cassa. Andiamo a fare la spesa, torniamo a casa, io mi siedo sulla sedia e pum, prima cosa rotta. Fatto male. Fra. Cos'hai da dire per il content, Fra? No, Fra, mi sono fatto malissimo. Cos'hai da dire per il content? Quanto sa la televisione, se Quindi decidiamo di fare uno scherzo ad Alex, la rimontiamo in modo strano e speriamo che lui ci caschi, quindi che lui si sieda normalmente e cada nella sedia. Alex non ci casca, a quel punto però arrivava il proprietario tra poco e dovevamo nascondere la sedia, perché sennò ovviamente ce la faceva pagare. Ragazzi, abbiamo appena nascosto la sedia dentro l'armadio perché sta per arrivare il proprietario. E se la vede poi effettivamente qualcuno deve pagare. Non so se tutti qua hanno abbastanza soldi per pagare. Raga, vieni qua.